Eminenza, Reverendissima, Eccellenze e Autorità, signore e signori, benvenuti alla 21ª edizione del Premio Internazionale Vexillum Giuseppe Sciacca. Ladies and gentlemen, welcome to Vexillum Giuseppe Sciacca International Award 21st edition. Kyrieske Kyri, kalos irfate, stavavria Vexillum Sciacca, kalispera tikanete, kala. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ευχόμαστε να παρασέτε καλά. Ho imparato il greco oggi pomeriggio, questo è tutto quello che riesco a dire. Per cui salutiamo anche gli amici greci presenti. Speriamo sia una buona pronuncia. A good pronunciation. Yeah, ok, grazie. Quindi possiamo cominciare. La giuria del premio, come sapete, conferisce particolari riconoscimenti a persone che si sono segnalate nei vari ambiti della società civile. Come sapete, tra i vari vincitori, tra le personalità che in passato sono state premiate, ricordiamo tra tutti Sua Santità Papa Benedetto XVI. Così come i presidenti della Repubblica Italiana hanno concesso in questi anni le targhe d'argento e, pensate, 8 medaglie per l'attività culturale internazionale del premio. Un ringraziamento ovviamente va a chi ci ospita, alla Pontificia Università Urbaniana e alla Città del Vaticano per averci concesso questa splendida aula magna. Ovviamente la Presidenza e la Segreteria Generale del Premio della Fondazione Vexillum. Il primo saluto ovviamente va a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Raymond Lay Burke, Presidente d'Onore della Fondazione Vexillum, e ovviamente a tutte le autorità religiosi presenti, i signori ambasciatori, le rispettive delegazioni, le autorità militari. Prima di cominciare però passiamo subito la parola a Sua Eminenza il Cardinale Burke per la prolusione introduttiva. Cardinale. Saluto cordialmente le autorità civili e militari e tutti i presenti. La Fondazione Vexillum, nel suo stesso emblema, racchiude il proprio fine precipuo col fare riferimento alla Santa Croce, vessillo di salvezza universale, sigillo aureo impresso ab alto nell'animo dei redenti. Attuando altresì lodevoli opere caritative e culturali che ne esplicitano al meglio la splendida forza propulsiva all'interno della società civile. In tale ragione d'azione si innesta l'annuale indizione del Premio Internazionale Vexillum Giuseppe Sciacca. Il glorioso Vexillum prescelto prende spunto altresì dalla visione che ebbe Costantino il Grande alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, 28 ottobre del 312 d.C., quest'atto di fede dell'imperatore nell'apparizione del monagramma di Cristo e nell'ascolto del messaggio «In hoc signo vinces», gli assicurò la vittoria sul rivale pagano Massenzio. Si fatta splendida simbologia e rivolta alla glorificazione della regalità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Dobbiamo purtroppo constatare come l'effimero impero del male, nemico della croce del Salvatore, abbia sovente irretito i governi terreni, soggiogandoli alle logiche perverse del cosiddetto pensiero debole, favorendo il dilagare di principi insani e negando alla Chiesa quella libertà d'azione che è necessario ad instaurare omnia in Cristo. San Pio X, rivendicando il diritto nativo della Chiesa a compiere la propria missione soprannaturale, afferma: «È ben doloroso che mentre ringraziamo la Divina Provvidenza per aver chiamato Costantino dalle tenebre del paganesimo affinché erigesse templi ed altari a quella religione che i suoi predecessori per 3 secoli tentarono sterminare, restituisse ai cristiani i beni usurpati e desse al cristianesimo
piena libertà religiosa. Noi, in tanto vantato progresso di civiltà e in tanta luce di scienza, dobbiamo per la Chiesa reclamare in vano anche dai governi cristiani quella libertà che essi medesimi riconoscono o dovrebbero riconoscere necessaria allo svolgimento della sua azione soprannaturale sulla terra. Questo è il suo discorso ai fedeli convenuti a Roma in occasione del 16° centenario della promulgazione dell'editto di Costantino il 23 febbraio 1913. Il Santo Pontefice prosegue sottolineando la ineguagliabile superiorità della Chiesa rispetto a qualsiasi voglia autorità civile, condannando quella subdola logica mondana, oggi largamente diffusa, che in un certo senso vorrebbe riformulare a suo piacimento, fino a capovolgerli, i dettami della legge eterna o divina di cui la legge naturale costituisce un chiaro riflesso nell'uomo. Lui ha affermato: la Chiesa è un regno che non conosce altro padrone che Dio, ed ha una missione tanto alta che sorpassa ogni limite e forma di tutti i popoli, di ogni lingua e di ogni nazione, una sola famiglia. Non si può quindi nemmeno supporre che il regno delle anime sia soggetto a quello dei corpi, che l'eternità divenga strumento del tempo, che Dio stesso divenga schiavo dell'uomo. Deve essere fortemente esecrato e osteggiato quel perverso modo di ragionare, insinuatosi ormai ovunque, finanche in persone e in ambiti che dovrebbero esserne del tutto esenti, col quale si vorrebbe piegare il divino all'uomo. San Pio X, esponendo il programma del suo pontificato finalizzato a rinnovare tutte le cose in Cristo, scrive: vi è perfetta concordanza fra il ristabilire tutte le cose in Cristo e il ricondurre gli uomini all'obbedienza a Dio. Dobbiamo dunque rivolgere il nostro impegno a questo, al fine di ricondurre il genere umano sotto l'impero di Cristo. Raggiunto tale fine, l'uomo ritornerà a Dio medesimo, a un Dio, diciamo, non inerte, indifferente verso gli uomini, come lo ritrassero delirando i materialisti, ma un Dio vivo e vero, uno di natura in tre persone, creatore dell'universo, onnisciente e infine giustissimo legislatore, che punisce i colpevoli e assicura premi alle virtù. Il glorioso martire giovanetto San José Sánchez del Río, patrono della Fondazione Vexillum, intercede a nostro favore presso Dio per assicurarci la forza di adempiere fedelmente i divini voleri. Mi congratulo vivamente con tutti i premiati per quanto hanno saputo realizzare, in special modo con la giovane scienziata Sofia Tomov, vincitore assoluta per gli eccezionali risultati raggiunti con la sua ricerca scientifica, e con il caporale Gabriele Della Porta, esempio di milite coraggioso. Un saluto particolare, infine, desidero rivolgerlo ai genitori di Vito Bugliarello, che, immolando la sua giovane vita per salvare due ragazzi in pericolo, ci ha lasciato un'ammirevole eredità morale.
e ai familiari di Fotis Poniros, del cui ingegno resta una splendida traccia nei pregevoli capolavori che ha saputo realizzare. La Beata Vergine Maria del Rosario, Regina delle Vittorie, che nel 1571 a Lepanto, in questo stesso giorno solenne, assicurò il trionfo della cristianità, benedica voi e le vostre famiglie. Grazie, Sua Eminenza. Grazie. Sua Eminenza, come avete ascoltato, ha già anticipato alcuni di quelli che saranno i protagonisti di questa 21ª edizione, però noi cominciamo già subito dando ovviamente la precedenza ai giovani, perché iniziamo con le premiazioni categorie giovani, ci sono più premiati e quindi cominciamo dalla categoria musica. Well, let's start with the Young Scholar Awards and in particular about the Music Award. And now for the video clip. Sono Stefania Caccamo, una flautista della Blind International Orchestra, e devo dire che far parte di questo ensemble è qualcosa di bellissimo, è un piacere, ma non solo perché suonare con gli altri lo è sempre un piacere, ma anche e soprattutto perché mi dà la possibilità di mettermi in gioco e quindi anche di migliorare il mio livello, di conoscere nuovi generi e nuovi pezzi di repertorio. Veramente un'esperienza molto, molto bella e arricchente. Sono Leo Caporuscio, batterista e percussionista della Blind International Orchestra. Per me suonare in questa orchestra, oltre ad essere un grande piacere, è anche un'ottima occasione per la crescita professionale e personale. La cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici in Cina, ad un certo punto fanno ascoltare una banda. Mi sono detto, ma guarda che bello, una banda di soli musicisti ciechi. E nello stesso momento mi sono chiesto, ma com'è un'orchestra non esiste che accoglie musicisti ciechi? La risposta è stata istantanea, perché per me che faccio il direttore, immaginare che un musicista cieco mi stia guardando, mi domando, come fa a seguire il mio movimento agogico nel tempo che cambia, con i rallentandi, gli accelerandi, se non mi vede? E la risposta è stata illuminante. Io ci parlo, nel senso che mi posso dotare, mi sono detto, di un microfono, allora metto un auricolare e quindi quello che agli altri comunico attraverso la bacchetta, attraverso il gesto, attraverso lo sguardo, perché il direttore comunica anche attraverso lo sguardo con il musicista, a loro io lo comunico attraverso la parola, attraverso il sussurro, i rumori che possiamo fare con la bocca, che sono tantissimi, non ci rendiamo conto. Il primo premio musica va alla Bio Blind International Orchestra e al maestro Alfredo Santoloci. Invito a premiare il dottor Massimo Bolla e il dottor Tassos Theodorakis. E sono presenti qui, ragazzi. Consegno il premio il dottor Massimo Bolla e il dottor Tassos Theodorakis. Intanto, maestro, le leggo la motivazione del premio.
composta da musicisti di diverse nazionalità, per un terzo non vedenti tra i 12 e i 65 anni, fondata e diretta dal maestro Alfredo Santoloci, docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, che usa il metodo di tradurre la gestualità con le parole sussurrate via microfono. Bio Blind International Orchestra. Maestro, sentiamoli all'opera questi ragazzi. Blind Orchestra, congratulations. Grazie. Grazie maestro. Allora, nel frattempo diamo la possibilità ai ragazzi di guadagnare l'uscita, poi avremo anche un'altra esibizione più tardi, non con loro, che sono stati davvero straordinari, meritano davvero un grande applauso. Ho avuto modo di
di vedermi all'opera. Grazie maestro, grazie. E adesso conosciamo un altro vincitore del premio Musica, vediamo il video. Io adoro la musica! Soltanto 6 anni, Alberto Cartuccia Cingolani. A premiarlo è il presidente Roberto Tulli. 6 years old, just only 6 years old, incredible. Per chi per la prima volta viene ospite al nostro premio si accorgerà che questo è il paese delle meraviglie, perché assisterete a dei momenti di incredibile meraviglia. Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Da questa parte. Alberto, Alberto, ti leggo la motivazione, perché stai per ricevere questo premio e c'è una motivazione. Pianista, suona dall'età di 2 anni e mezzo e segue alla perfezione musiche di Mozart, Rachmaninoff, Beethoven e altri compositori. Ha già vinto 6 anni, ha già vinto 38 concorsi e premi. I grandi pianisti che l'hanno ascoltato sono concordi. I pianisti di tutto il mondo, come lui, non c'è nessuno. Alberto Cartuccia Cingolani. Ti chiedo solo una cosa, Alberto. Tu da grande che cosa farai? Il pianista. Alberto Cartuccia Cingolani. Allora, siccome so che tra voi ci sono alcuni scettici che non credono alle abilità di Alberto, Alberto più tardi si esibirà dal vivo qui al premio Vexillum. Adesso siamo al premio Sport, and now Young Scholar Award, the Sport Award. Abbiamo una vita fatta di tanti istanti, momenti, sogni. Delle volte è importante saper rinunciare, rimettersi in gioco rischiando di cadere, e io sono caduto.
ma rialzarsi è il momento più intenso. Le emozioni sono a mille e quella forza interiore mi ha reso quello che sono oggi. Ero a Tokyo 2021, alla mia prima Olimpiadi con la nazionale cubana, mai disputate per un infortunio. Ho stravolto la vita e mi sono risvegliato a Roma novembre del 2021, da solo, senza niente, ma inseguendo un sogno. Al rientro per Cuba, cambiai il biglietto aereo, rinunciando al mio paese, ma soprattutto alla mia famiglia, per venire in Italia, per crescere come atleta. Qui è iniziata la mia seconda vita. Ho contattato Fabrizio Donato, oggi mio coach e mentore, che senza pensare mi ha accolto in casa sua con tutta la sua famiglia, oggi anche un po' con me. Fabrizio ha iniziato ad allenarmi, mi ha sostituito un'identità sportiva da professionista. Ha letto il mio sguardo con novità e tenacia. Abbiamo così intrapreso questo nuovo bellissimo viaggio insieme. E di oggi sono quel ragazzo che sognava e che ora stringe forte i suoi nuovi grandi successi sportivi. Oggi io sono italiano e non vedo l'ora alle Olimpiadi di Parigi 2024 di avere l'onore di salire sul podio indossando la divisa della nazionale italiana. Io sono Andy Diaz e voglio continuare a sognare. E noi vogliamo continuare a sognare con te, Andy Diaz Hernandez, 27 anni, Italia-Cuba. A premiarlo il presidente Alessio Giagnori. Congratulazioni Andy. Congratulazioni. Buonasera. Ti leggo la motivazione. Il coach Donato è qui. Che salutiamo e ringraziamo, il grande campione, il grande coach. Atleta di altissimo talento nel salto triplo, ha collezionato una serie di importanti successi che lo collocano tra i migliori campioni della sua disciplina sportiva. Detentore del titolo alla Diamond League 2022-2023, come abbiamo visto nel filmato, record italiano del salto triplo 2023, Andy Diaz Hernandez. Congratulazioni. E adesso siamo al premio Genetica Medicina, another Young Scholar Award, Genetic and Medicine. The video. Mijn neo probeert op basis van hoe dat de tumor eruit ziet, een gepersonaliseerd vaccin te gaan bouwen voor patiënten. Dus we kijken eigenlijk hoe ziet die tumor eruit, hoe ziet een gezonde cel van een patiënt eruit, hoe verschillen die van elkaar. En dan proberen we die informatie die we daaruit vinden, uit die analyse, mee te geven aan het immuunsysteem van een patiënt via een vaccin. Om zo eigenlijk het afweersysteem te gaan richten tegen de tumor. Dus we maken het afweersysteem slimmer van een patiënt, zonder specifiek te gaan werken met toxines of met allerlei andere chemotoxines bijvoorbeeld, die in een standaardtherapie worden gebruikt. Vaak beseft een dokter ook wel dat een immunotherapie een goede optie is. Als een patiënt nog een actief immuunsysteem heeft, kan dat gebruikt worden om ingezet te worden en om de kanker te herkennen. Een vijftal jaar geleden was er geen enkele manier waarop dat mogelijk was. Het gebruik van het immuunsysteem is een zeer elegante revolutionaire oplossing. Patiënten kunnen nu volledig genezen verklaard zijn. Het gebruik van een gepersonaliseerde immunotherapie is nog een stap verder. Hopelijk zal het een revolutie teweeg brengen, maar momenteel zit het nog in het onderzoek. Data is key. Data is hetgeen wat gebruikt wordt om te beslissen hoe een vaccin er gaat uitzien en om ervoor te zorgen dat het vaccin enkel maar de tumor gaat aanvallen en niet gezonde weefsel. Wij kregen de stellen opgestuurd van de dokter, behandelende arts. We sturen die door naar een provider, een sequencing provider, waar dat het stel geseconeerd wordt. Wij lezen dat uit, wij doen de vergelijkende studie en dan werken we samen met een andere partij die dit dan produceert voor ons. Premio Genetica Medicina al giovane 27enne Belga Cedric Bogaert. A premiarlo il presidente Vincenzo Politi.
Congratulations, Cedric. This is motivation for you. Co-ideatore della terapia MyNeo, basata su biosimulazione di intelligenza artificiale, IA, che attraverso un software formula le migliori immunoterapie personalizzate contro il cancro. Il giovane sapere al servizio della salute. Thanks so much. Congratulations. Quanto sapere, quanta scienza, quanti giovani, ancora i giovani, and now Computer Engineering Award, il premio ingegneria informatica. Computer science and computational thinking is important, especially in the future that we're driving to. Children with visual impairments don't really have access to all the tools that are in their educational curriculum because these tools are highly visual. So when my professor told me that this was a reality, I was highly motivated to work on it. I don't really like to see inequality and unfairness in the world, especially when children deserve to have a better future. So everything started with the idea of making everything accessible and tangible. First, we started out at home with like cardboards and cutting everything by hand. Then we moved to 3D printing. So the idea is to have a fully tangible environment where children can use the tangible blocks to code and see the output in a tangible robot. The blocks have different kind of reliefs so that they know which way the block has to be placed. Initially, I wanted to provide an opportunity for children with visual impairments to learn how to program. Then I realized that this could be used for everyone. I believe that this invention can be a game changer because it will give equal opportunity for children with visual impairments to learn and be prepared for a more technology embedded future. Lipa de Souza Rocha, 27 anni, Portogallo. A premiare la professoressa Ekaterina Niku e la dottoressa Lucia Portugal Nunzio, ministro consigliere dell'ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede. Congratulations. Attendiamo ministro consigliere dell'ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede, dottoressa Portugal Nunzio. Ingegnere informatico e ricercatore, ha ideato un sistema di apprendimento digitale accessibile ai bambini ipovedenti utilizzando blocchi tattili decorati con icone 3D che consentono di controllare un robot. A lei va il premio Ingegneria Informatica. Filipa de Souza Rocha. Obrigado. Obrigado. Premio Volontariato e Solidarietà Sociale, Volunteering and Social Solidarity Award. Il video. Έξω η φωτιά, έλα έξω, όλοι. Είχε κόσμο μέσα. Πράγματα που φώτιζαν ήταν η πυρκαγιά και οι σπινθήρες. Όποιον κόσμο είδαμε που ήταν αβοήθητος, σαφώς και σπεύσαμε και εγώ και οι συμμετητές μου να βοηθήσουμε.
δημιουργήσα αμέσως, χωρίς να καν να το σκεφτώ. Τα πόδια μου πήγαιναν μόνα τους, τα χέρια μου πήγαιναν μόνα τους. Γενικώς υπήρχε τεράστια αδρεναλίνη και το μόνο που σκεφτόμουν ότι πρέπει να σώσω ένα ακόμα άτομο. Φιαλτικές εικόνες. Υπήρχαν άτομα ακροτηριασμένα, υπήρχαν άτομα με εγκάφματα, σοβαρά εγκάφματα. Ελάτε προς τα δω! Καταφέραμε και σώσαμε τουλάχιστον 16 άτομα, εγώ και ένα παιδί, ο Γιώργος. Ήμασταν οι δύο που πήγαμε προς το βαγόνι 3. Είστε όλοι αυτό τρένο! Volontariato e solidarietà sociale va ai due ragazzi che sono qui con noi, Andreas Alikaniotis e Angelos Tsiamouras. A premiare Sua Eccellenza Ekaterina Katia Georgiou e il dottor Andrea Ciccini. It was a strong experience. Yeah, definitely. It was something that I think no one can imagine. Una situazione che non avrebbero mai immaginato ed è stata una fortissima esperienza. Do you remember something of that night? I can say that I remember everything. And we serve. Ricorda tutto quello che è successo quella sera. We serve everyone to not experience something like this never again. And me and Angelos want to say that this award is for the old people that died at this night. Come avrete intuito, hanno dedicato il premio alle persone che hanno perso la vita quella notte. Vi leggiamo la motivazione. I due studenti trovatisi coinvolti nel grave incidente ferroviario del 28 febbraio 2023 tra Tempe e Larissa, dove la collisione dei due treni ha causato 57 vittime, in gran parte studenti universitari, giovani come loro, con incredibile coraggio e straordinario altruismo, mettendo a rischio la propria vita, con le sole proprie forze sono riusciti a salvare 26 persone. Tale condotta esemplare è motivo di speranza e ha un tempo di riconoscenza comune. A loro va il premio Volontariato e Solidarietà Sociale. Congratulations. Prima di avvicinarci alla nostra terza parte della cerimonia e quindi consegnare i premi speciali giuria, ne approfitto per ringraziare i nostri sostenitori, perché il premio Vexillum Sciacca ha bisogno anche di sostenitori, di persone che sostengono, di istituzioni che sostengono il premio. La Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi, il Consorzio Olimpo, Giuliani, Giagnori Costruzioni, CSC Group, Poniros e Yorgos Roussis. Si ringrazia anche Yorgos Poniros, che ha realizzato l'anello in oro, brillanti e rubino, che ha donato a sua eminenza reverendissima il cardinale Raymond Leo Burke. Un ringraziamento va anche a Medrinos Art, che ha realizzato le sculture dei premi. A loro facciamo un grande applauso.
Però facciamo una cosa, prima di passare, se siete d'accordo, anche per creare un momento, come dire, di decompressione, anche perché credo che vi sia rimasto un po', come dire, il sapore del nostro giovane Alberto, ecco, la signora già comincia, ha già intuito. E allora, prima di passare alla sezione speciale giuria, il giovane Alberto Cartuccia Cingolani ci farà ascoltare un piccolo saggio del suo talento. Alberto! Che classe fai, Alberto? Eh? Che classe fai a scuola? La prima elementare. Primary school, the first year. Che è praticamente il primo anno, scuola elementare. Bene. Che cosa ti piace oltre alla musica? Lo sport? No. I cartoni? Un pochino. Qual è il tuo cartone preferito? Bing. Bing, mi manca Bing. Il pianoforte? Sì, manca lo strumento, diciamo, il pianoforte. Arriva. Allora, Bing, Masha e Orso, no. Sì, un pochino, sono simpatici. Sono simpatici, ha le idee chiare. Invece il tuo pianista preferito, your favorite pianist in the world, nel mondo? Il compositore Mozart. C'è un'opera in particolare che ti piace di Mozart? Tutte. Eccolo qua il pianoforte, facciamo un applauso al pianoforte, lo strumento. Signore e signori, Alberto Cartuccia Cingolani. Questo è un genio, Alberto Cartuccia Cingolani. Ciao Alberto. E passiamo alla sezione speciale giuria. Conosciamo ora i vincitori, i premi speciali della giuria. Primo premio,
archeologia marina. And now we know the winners of special jury award. The first is a marine archeology award. This is the video clip. Mi chiamo John Henderson, sono un archeologo. Mi occupo di marine cultural heritage, vale a dire lo studio del patrimonio costiero e marino, per condurre ricerca che si occupa di problemi che il mondo affronta oggi. Ricopro la cattedra personale di archeologia costiera e marittimo presso l'Università di Edimburgo. Questa prestigiosa posizione rappresenta la prima cattedra di archeologia marittima in Scozia. Collaboro con vari partner internazionali, tra cui l'UNESCO. Di recente ho fondato il Centro di Ricerca di Archeologia Marittima di Edimburgo. Le mie ricerche si concentrano sulle società costiere, città sommersa, le archeologie subacquea, e lo sviluppo di tecniche innovative digitali per il rilevamento e la presentazione del patrimonio culturale subacqueo. Ho diretto e coordinato progetti di ricerca in tutto il mondo, incluso per esempio in Gran Bretagna, in Grecia, in Italia, in Egitto, Giamaica e Cina. Half past five this morning and we're stopping now because, well, basically the sun's going down. It's about 8:30. We found a whole range of new buildings. I mean, we must have about 12 new buildings down there. New cis graves, untouched graves, could have infant burials on them. I mean, for the first day, it's pretty amazing. Quite a bit of material from these new areas, ceramics, and what's been surprising is about 80% of them appear to be early Bronze Age, and that actually makes this settlement all the more important. It was a harbour settlement, it was facing the Crete, Minoan Crete. We seem to have Minoan material here as well, so we're at a kind of transition between the Minoan and Mycenaean periods, which is exciting from an archaeological point of view. Premio Archeologia Marina al professor John Henderson from Scozia. Consegna il premio il dottor Mario De Sclavis, vice comandante della polizia di Roma Capitale. Congratulations. Congratulations. La motivazione per il professor Henderson, professore di archeologia marina dell'Università di Edimburgo e direttore del progetto di archeologia subacquea Pablo Petri, riguardante la più antica città sommersa del mondo, del 5000 a.C., al largo della costa sud-orientale della Grecia, esperto nell'applicazione dell'informatica, dell'acustica e della scansione laser alle indagini terrestre e subacquee. Congratulazioni, il premio al professor John Henderson. Grazie, grazie dottor De Sclavis. Siamo al premio Medicina, Medicine Award. Since 1982, when I was a young man, a young investigator at the National Institute of Child Health and Human Development in Bethesda, Maryland, I started working on stress. And for many years, I researched and taught about stress, its effects on human health, both mental and physical health, and the mechanism through which stress damages the brain and the body. Thus, I've done behavioral, cellular, and molecular research on the mechanism through which stress damages our body and spirit. Recently, in the past 15 years, we've had a series of crises, starting with the financial crisis of 2008, continuing with COVID, and now with the war in Ukraine. Our population has been affected negatively by stress, social stress, psychosocial, psychosocioeconomic stress. We now understand the mechanism through which we produce hormones and cytokines, various substances that, when they're secreted for a long time, damage our organism.
Georgios Krosos. A premiare è il tenente generale Gerardo Restaino. Congratulations. Leggo la motivazione. Direttore dell'Istituto di Ricerca Universitario sulla salute materno-infantile e sulla medicina di precisione dell'Università Nazionale e Capodistriana di Atene. Pioniere degli studi che hanno chiarito gli effetti altamente impattanti dello stress sull'organismo a livello comportamentale, neuroendocrino, cellulare e molecolare. Il professor Krosos è uno dei 100 scienziati biomedici più citati al mondo. Premio Vexillum Sciacca. Professor Krosos, this one. Is this first time? Is this first time for you in Italy? No. No, I've been here many times. Ah, è venuto molte volte in Italia, conosce molto bene l'Italia. Congratulations for your works, for your research and your discoveries. Thank you very much. I appreciate it and I'm very thankful. È molto contento e ci ringrazio ovviamente perché siamo noi che dobbiamo ringraziare il professore per il lavoro che fa, per le ricerche, le scoperte continue. Grazie, congratulations. Grazie. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Altro premio medicina. Vediamo il video. Abbiamo due vincitori. Mi chiamo Michele Ribaldi, sono un medico oculista e un docente universitario e attualmente sono il direttore della clinica oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino. Mi considero molto fortunato a fare questo lavoro, un lavoro certamente complesso che richiede passione e dedizione, ma ritengo un privilegio poter aiutare le persone che sono in difficoltà e credo che la soddisfazione che ne deriva è infinitamente maggiore rispetto ai sacrifici richiesti. Il mio percorso in medicina è iniziato a Catania, dove mi sono laureato in medicina e chirurgia con il massimo dei voti ed è poi proseguito presso la clinica oculistica dell'Università degli Studi di Bari con la specializzazione in oculistica. Durante questo periodo ho capito che insieme alla clinica ero molto interessato alla ricerca e per questo ho conseguito il dottorato di ricerca in neuroscienze presso l'Università degli Studi di Bari. Dopo varie esperienze lavorative e formative all'estero, ho avuto nel 2006 il primo incarico di ricercatore presso l'Università di Catania. E così è iniziato il mio percorso che è continuato dopo quasi 10 anni con il ruolo di professore associato. Nel 2020 ho vinto il concorso di professore ordinario presso l'Università degli Studi di Torino. La mia vera fortuna è stata avere dei maestri che mi hanno trasmesso l'amore per il nostro lavoro e che mi hanno insegnato come non sia possibile farlo senza una dedizione assoluta. Tra i tanti maestri che ho avuto, il primo è certamente più importante è stato mio padre, che mi ha insegnato con l'esempio di tutti i giorni quale fosse l'unica strada da seguire. Insieme a questo devo tutto alla mia famiglia, mia figlia e mia moglie, che mi hanno dato la forza e il supporto, che mi hanno accompagnato e sostenuto ogni giorno. La mia attività clinica prevalente è la chirurgia, mi occupo in particolare della chirurgia della retina. Ad oggi ho eseguito oltre 30.000 interventi chirurgici. La sala operatoria è un luogo affascinante, è un luogo dove si incontrano speranze, le speranze di chi si sottopone all'intervento, ma anche quelle del chirurgo di riuscire a eseguire la chirurgia nel migliore dei modi e poter aiutare la persona che in lui ripone tutte le sue speranze. Ringrazio di cuore chi ha voluto concedermi questo prestigiosissimo premio che desidero condividere con tutta la mia famiglia e con il professor San Nicola che ha voluto coinvolgermi in questo straordinario viaggio. Il professor Vincenzo Sarnicola è un rinomato chirurgo della cornea a livello internazionale. Il suo più recente contributo nell'ambito dei trapianti di cornea è stato quello di aver eseguito il primo autotrapianto dell'intera superficie oculare bulbare. Di due occhi malati ne abbiamo fatto uno sano. Abbiamo preso la parte anteriore dell'occhio sinistro e l'abbiamo innestata nell'occhio destro, dove la parte anteriore era malata. E l'occhio destro, fortunatamente, ha ripreso a vedere. Ma
prima dovevo essere aiutato per mangiare, adesso mi aiuto da solo. Le scale me le posso fare da solo, è un'altra emozione questa. Questo non è l'unico traguardo raggiunto dal professor Sir Nicola. Sentiamo che cosa dice di lui il professor Edward Holland di Cincinnati, autore del libro Cornea, il libro più venduto e più studiato dagli oculisti di tutto il mondo. Vorrei anche dire alcune parole a proposito del dottor Sir Nicola. E lui è veramente un'autorità molto rispettata in tutto il mondo e ha portato importanti innovazioni nel campo della cornea. Il professore all'Università di Siena e ha tenuto lezioni come visiting professor in alcune delle più prestigiose università di tutto il mondo. Il dottor Sir Nicola è stato uno dei primi chirurghi a capire che avremmo dovuto affrontare le malattie dei vari strati singolarmente. Il dottor Sir Nicola ha eseguito il primo trapianto di limbus da donatore vivente con sanguigne per le malattie severe della superficie oculare. Lui è stato il primo a fare questo tipo di intervento in Italia. Lui ha avuto una carriera fantastica, ha pubblicato scoperte scientifiche, ha inventato strumenti chirurgici e ha contribuito a rendere il campo della cornea quello che è diventato oggi. E ovviamente è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti, perché credo che talvolta rendersi conto di quanto una persona sia veramente famosa quando gli si sta vicino è difficile. Premio Medicina . I vincitori sono due: il professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, e il professor Vincenzo Sir Nicola, presidente della Società Italiana della Cornea e della Staminalità della Superficie Oculare. Congratulazioni. A premiare sono tutto meritato questo applauso. A premiare sono il generale professore Angelo Giustini e la professoressa Vicky Bafataki del premio Vlexillum Sciacca. Nel frattempo vi leggo la motivazione. Realizzando un autotrapianto dell'intera superficie oculare, come avete visto nelle immagini, nei filmati, per la prima volta al mondo un paziente completamente cieco da 30 anni, affetto da cecità retinica irreversibile, ha recuperato la vista. In pratica, un terzo dell'occhio sinistro è stato trapiantato nell'occhio destro, che quindi è stato ricostruito, e la persona che avete visto è tornata a vedere. Grazie al professor Michele Reibaldi, professor Vincenzo Sir Nicola. The professors have an autotransplant of entire ocular surface. For the first time in the world, a patient who is blind for 13 years has recovered his sight. Amazing. Siamo al premio attività istituzionali. Now we are going to present to institutional activities. Questo è il video.
Premio Attività Istituzionali è un premio che emoziona sempre. Ogni volta io inviterei a raggiungerci il generale di divisione Fernando Paglialunga, capo di Stato Maggiore del Comando Forze Operative Terrestri in rappresentanza del Stato Maggiore dell'Esercito. Buonasera, generale. Si prega. Si prega di assistere il colonnello Mario Bozzi, comandante del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila. Il premio Attività Istituzionali va al caporale VFP4 Gabriele Della Porta, 9° Reggimento Alpini dell'Aquila. La motivazione è la seguente: il 29 maggio del 2023, nell'ambito dell'operazione Joint Enterprise in Kosovo, il caporale Gabriele Della Porta è rimasto ferito a seguito di scontri con manifestanti armati, dimostrando coraggio e alto senso del dovere. Grazie, congratulazioni, grazie generale, grazie colonnello. E adesso ci sono due premi ad memoriam, e quindi a persone che hanno sacrificato la loro vita per la bandiera e per la divisa che indossano. Vediamo il video. And my inspiration mostly comes from the environment where I live, from what I observe, what I feel, what I sense. And especially in a country like Greece, the environment is ideal to expand your senses. Assegnato a Fotis Poniros, deceduto a 40 anni. A premiare è il generale Gioacchino Angeloni, ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza con il Ministero delle Imprese e Made in Italy, e a ritirare il premio è la signora Costantina Poniros, moglie, e il signor Georgos Poniros, il fratello. Perdere un marito e un fratello a 40 anni non deve essere facile, anzi, piuttosto è naturale. Geniale realizzatore di opere di alta gioielleria e coamministratore del noto marchio di famiglia, Poniros ha unito all'abilità artistica una grande professionalità con il raggiungimento di importanti traguardi in ambito internazionale. La sua prematura scomparsa lascia il ricordo di una straordinaria umanità e innata eleganza. Fotis Poniros. G.
Generale Angeloni, resti qui perché adesso abbiamo un altro premio ad memoriam, come dicevamo, lo ha citato il Cardinale Burke prima nella sua prolusione, e allora vediamo insieme nel video. Ritirano il premio i genitori di Vito Bugliarello. Giovane davvero ammirevole, con un atto di eroico altruismo e di commovente coraggio, non ha esitato a immolare se stesso, salvando la vita a due ragazzi in pericolo nel mare in tempesta, pur non sapendo nuotare, pensate. Il suo alto esempio è motivo di riflessione per le coscienze di tutti, costituendo un modello aureo per l'intera società civile. Vito Bugliarello. Grazie Generale Angeloni. E ci avviamo pian piano verso la conclusione di questa 21esima edizione del premio Vexillum Sciacca, che regala, devo dire, sempre grandi emozioni. Adesso siamo al premio Cultura San José Sanchez del Rio Martire, premio conferito, è un premio cultura conferito ogni anno a un cardinale ed è intitolato proprio al giovane martire messicano San José Sanchez del Rio. The Culture Award, awarded every year to a cardinal, is named to the young Mexican martyr Juan José Sánchez del Río. Martire morto a 14 anni, pensate, durante la feroce persecuzione scatenata proprio contro la Chiesa nel suo paese in Messico. Benché torturato in modo disumano, lui non rinnegò mai la fede, fu ucciso a colpi di coltello e di pistola e spirò dopo aver tracciato con il proprio sangue sul terreno il segno della croce. Alla fine non cessò di ripetere «Viva Cristo Rei! Viva Santa Maria de Guadalupe!». Allora, vi invito a guardare un estratto del bellissimo film ispirato alla storia di San José, il film Cristiada, di cui lui ovviamente è protagonista. Vediamone un trailer insieme. Serve solo che tu dica quella frase. Morte a Cristo Re. Lunga vita al governo federale. No, padrino. Sono soltanto parole. Io non posso farlo. Devi. Viva Cristo Re. Fra qualche secondo mi implorerai di lasciarti sputare su Cristo Re. Gesù, dammi la mano! Gesù, dammi la mano! Forse qualcosa da dirmi? Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Viva Thank you.
Viva Cristo Re. Martire vittima della persecuzione, nei confronti dei cristiani. Allora, avrebbe dovuto essere qui il cardinale, ma siamo spiacenti di comunicare che appunto l'assenza di Sua Eminenza, il cardinale Kurt Koch, impossibilitato a partecipare alla nostra celebrazione perché è stato invitato dal Papa ad un evento religioso che si tiene proprio oggi a Costantinopoli, per cui il cardinale Koch non c'è, ma gli rivolgiamo un applauso perché è lui il vincitore del premio alla memoria. At the end, siamo alla fine del nostro premio. Siamo al premio assoluto. Conosciamo insieme il vincitore, la vincitrice in questo caso del premio assoluto. Now we are going to celebrate the most important award, Vexillum Giuseppe Sciacca International Award, and this is the video. When I started Cardian Labs, it wasn't just about technology or innovation. It was about helping save lives. Heart disease is the number one killer globally, and it's a silent killer. Often, the first symptom is death. I'm Sophia Tomov, and I'm the founder of Cardian Labs. Heart disease takes lives without warning. Athletes, individuals in the prime of their lives, and countless families have been devastated. And the staggering reality is that 1 in 3 people are misdiagnosed. But here's where hope and science intertwine. At Cardian, we've harnessed the power of AI to tackle this challenge head on. Where traditional approaches see numbers, we see a network of interrelated metrics. Our algorithm, born from rigorous research, delves into 11 specific metrics, predicting heart disease presence with an astounding 99% accuracy. We're not here to replace the expertise of doctors. We are here to arm them with a tool that can transform their workflow, enabling them to diagnose with precision, speed, and confidence. From the heart of the sports field to the center of a pharmacy, our mission is clear: to identify risks, to protect, and to heal. Our journey so far has been profound. Partnerships with esteemed institutions, recognition from leading platforms, and the trust of the medical community have reinforced our commitment. It's more than just software. It's about making every heartbeat count, ensuring that life's melodies continue uninterrupted. I extend my gratitude to each one of you and urge you to join us on this mission. Let's together transform healthcare from mere big data to truly smart, life-saving insights. Il premio assoluto, 21ª edizione del premio Vexillum Giuseppe Sciacca, va a Sofia Tomov. Invitiamo a premiare Sua Eminenza Reverendissima e il signor Cardinale Raymond Leo Burke, e sono pregati di assistere Sua Eccellenza Kostadin Kozabashev, ambasciatore di Bulgaria presso la Santa Sede, e la professoressa Vicky Bafataki. Complimenti, congratulations. Sofia riceve in dono la caravella simbolo del premio, opera dello scultore greco Giorgos Rossis. Vi leggo la motivazione. Inventrice del software Cardian Labs, che attraverso l'intelligenza artificiale consente di migliorare la diagnosi delle patologie cardiache, come nel caso dell'arresto cardiaco improvviso.
Un algoritmo di sua invenzione seleziona preventivamente i farmaci adatti al paziente, evitando gli effetti collaterali, classificati al quarto posto nell'origine dei decessi negli Stati Uniti. Business Insider l'ha collocata tra i 15 giovani geni che stanno cambiando il mondo. Sofia Tomov. Congratulations, Sofia. Thank you so much. I'm so incredibly honored to be here. This is such a wonderful experience, and I am in such amazing company hearing about the incredible work and achievements and character of everyone else here is just so inspiring to me, and it's really beautiful to see, and I just don't even have the words to express how grateful I am for this honor and for just being able to be in the room with all of these people and with all of you. Just thank you so much. Thank you so much to you. Perché? Eminenza. Ho visto che ha preso il microfono, voleva dire qualcosa, no? Ah, no, passato. Ah, solo il microfono, ha passato il microfono. Beh, ovviamente siamo noi gratificati e onorati. E onorati. You are very younger, 18 years, 19 years. Yes, I turn 20 next week. Ah, ok, ha soltanto 19 anni, 20 anni la prossima settimana. Is this first time for you in Italy, in Rome? Yes. What do you think about Italy and Rome? It's absolutely gorgeous. This is such a dream come true for me, and I've always wanted to go to Rome. The architecture and the art is so beautiful, and I'm so grateful to have also had the experience to visit the Vatican. It's such a beautiful place, and I'm just in awe of everything that I've been able to experience, and so grateful for all of this. Ah, thanks. Beh, sì, certo, è emozionante ovviamente stare in posto come questo. Ha fatto il giro del Vaticano, adesso another round in the Rome or in the city of Rome next day, tomorrow, if you want to visit Rome, no? In the center of a city. Yes. Yes. Ok, certo. Vicky Bafataki, volevi dire qualcosa per concludere questa? Complimenti, vi ringraziamo tutti che siete qua, soprattutto congratulazioni a tutti i premiati, da tutti noi, dalla Fondazione Vexillum e dal Premio Internazionale Vexillum Giuseppe Sacca. E siamo molto onorati che voi siete qua, i premiati da tutto il mondo, perché la gente deve unire la mano per andare avanti il mondo, per migliorare il mondo. Grazie. Vorrei che tu facessi anche un saluto ai tuoi amici greci. Ως Ελληνίδα Γενική Γραμματέας, έχοντας λοιπόν αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το περιβάλλον, ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ και κυρίως σήμερα τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιώργο Χρούσο, τον Ανδρέα τον Ελικανιώτη, τον Τσιαμούρα τον Άγγελο, τον Γιώργο τον Πονηρό με την οικογένειά του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύεστε όλα αυτά τα χρόνια για να βγάλουμε την Ελλάδα μας έστω και με μια άτυπη πολιτιστική διπλωματία και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρέσβη μας στην Ελλάδα, της Ελλάδος στο Βατικανό, την κυρία Κάτια Γεωργίου, την αναπληρώτρια πρέσβη, την κυρία Ελισάβετ Κάραλη και τον Θανάση τον Λέκο που εκπροσωπεί την ελληνική πρεσβεία στο Κουιρενάλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Grazie. Grazie, Vicky. Mi sembrava doveroso. Un saluto alla nutrita presenza di amici greci. Noi vi ringraziamo con l'autorizzazione della sua eminenza reverendissima il cardinale Raymond Leoburg. Noi diamo appuntamento al prossimo anno. Ci rivediamo il prossimo anno, sarà la 22esima edizione, ancora per vivere insieme emozioni. Credo che tutti noi questo pomeriggio abbiamo vissuto delle grandi emozioni.
Soprattutto abbiamo lanciato dei messaggi di speranza, da quei video, da queste persone sono arrivati dei messaggi di speranza che c'è un mondo migliore, ci sono giovani che ci fanno ben sperare per il futuro. Grazie a tutti, grazie a tutti. L'appuntamento è per il prossimo anno con il premio internazionale Vexillum Giuseppe Sciacca. Arrivederci, grazie. Thanks so much. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.